Amici di Agora, buongiorno. Inizia nell'Interland di Roma il nostro breve viaggio di oggi tra recessione e celluloide. Questa che vedete è una banca, ma ieri era un cinema. Tutto questo per un pugno di dollari. Conta più il denaro o la cultura? Oggi il denaro, purtroppo il denaro. Sta andando in banca? A portare il pranzo. Cioè al cinema, insomma. Occhio alle 3C, crisi economica, Covid e cinematografo. Il salvataggio del settore, già penalizzato con inevitabili strette, rappresenta una missione impossibile. Senta, ma la vita è tutta un film? No, perché sennò finirebbe bene. Il limite per assistere a un film adesso è di 200 spettatori al chiuso e di 1000 all'aperto. La flessione degli incassi nel fine settimana rispetto a un anno fa è del 77%. Per le sale cinematografiche, giù la testa. Va bene, posso andare? La vita è un film? Ha detto la mia età, sì. All'età mia lo posso dire. Bel film? Sereno. Ed eccoci alla prima festa del cinema di Roma con la mascherina. Un red carpet da profondo rosso. Bertinotti. Ah, tutto bene. Buonasera. Questo film in maschera, come lo vede? Beh, in ogni caso è stata coraggiosa ed efficace l'iniziativa di tenerlo lo stesso. Comunque Bertinotti, lei è da red carpet, eh? Nel senso di rosso. Beh, rosso rimane. Era, è e resterà. Per chiudere, sono tornato nella periferia della capitale. Scusi, via Luciano Salce dov'è? Questo è Luigi Zamba, dovrebbe essere questo anche appresso. Chi era Luciano Salce? Non lo so. Un astronomo? È da poco che lavoro qua, non lo so. Un geometra? Non lo so. Un regista? Può essere, non lo so. È il regista di Fantozzi. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri! Non è...